È tornato dopo 2 anni e oltre l'appuntamento con Icaro, finalmente si scende di nuovo a contatto con i ragazzi, ci sono stati gli appuntamenti con il cinema, con il teatro, adesso con i più piccoli, ma il tema è sempre lo stesso, la sensibilizzazione sul rispetto delle regole per la sicurezza stradale. È tornata alla grande, è tornata a sorridere soprattutto perché finalmente riusciamo a vedere i volti dei bambini, i sorrisi dei bambini che ci riempiono veramente di tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare. Attraverso il progetto Icaro cerchiamo di far comprendere, già partendo dalla scuola dell'infanzia, ai primi anni delle scuole primarie, cos'è la strada e quali sono i pericoli che la strada ci può riservare. Quindi facciamo una formazione a tutto campo per avere degli utenti deboli oggi più protetti, ma soprattutto degli utenti un domani più responsabili. Ma i dati che cosa ci dicono a proposito di quest'opera di sensibilizzazione, incidenti, rispetto delle regole? Gli adulti, quelli che oggi sono su strada, rispettano le regole oppure no? I dati ci danno un'impronta ottimistica e queste manifestazioni sono nella scia finalizzata a ottenere l'abbassamento dei rischi sulla strada. Come dicevo prima, parlando con le altre autorità, purtroppo possiamo considerarci in una guerra. Le strade lasciano morti, lasciano feriti. È l'intento della Polizia Stradale, e sono contento, mi complimento con il mio dirigente di sezione per queste manifestazioni, perché bisogna iniziare proprio dai bambini per formarli ad affrontare i pericoli della strada con molta più competenza e maturità. Comandante, un'ultima domanda. Dopo i 2 anni di pandemia, l'obiettivo zero incidenti stradali è più vicino o più lontano? Ma certamente la pandemia è stata una parentesi anomala, ma noi riprendiamo in mano la situazione, continuiamo a sviluppare servizi di repressione ovviamente sulle nostre strade, ma lavoriamo molto anche in prevenzione.